di essere venuti nonostante l'intemperie, purtroppo oggi abbiamo reso una giornata di quelle davvero difficili. E oggi dedichiamo appunto ad Attilio Serva e a Sergio Serva questa serie di approfondimenti che facciamo con l'archivio dell'Ottocento Romano, con Sabina Spinazzetti e Teresa Sacchi. E io sono orgoglioso di aver potuto presentare il lavoro di Lisa Masolini su Attilio e di Manuel Carrera su Sergio, che hanno fatto degli approfondimenti critici con notevole sforzo, che io penso siano dei punti fermi che rimarranno nel proseguo degli studi su questi artisti. Lascio ora la parola a Lisa. Sì, buonasera e grazie di essere venuti. Ringrazio Gianluca, ringrazio la Galleria Principe che dà questo spazio e questo tempo per poter parlare di due personalità, nel mio caso di Attilio Selva, che, di cui c'è bisogno di parlare per poter far venire fuori quanto ancora non è stato detto. Per quello che riguarda Attilio Selva, nasce nel 1888, nasce a Trieste, muore a Roma nel 1970 e inizia a lavorare giovanissimo. A Trieste, che era la sua città d'origine, allora era una delle città dell'impero austro-ungarico. Quindi non eravamo in Italia, non siamo in Italia nel 1888 a Trieste, ma era una città dove l'elite commerciale, politica e anche culturale era propria della comunità italiana, che ne improntava fortemente il carattere. Attilio Selva nasce in una famiglia medio borghese. Il padre era commerciale, sensale, la madre e lo zio in particolar modo appartenevano a una famiglia di patrioti e allora la questione nazionale, come poi sarà anche durante il Novecento, a Trieste era una questione, non dico capitale, ma fondante, diciamo, a livello di identità, di cultura. E Attilio Selva frequenta l'unica possibilità che viene in città per gli studi artistici, ovvero l'Istituto Volta, quello che poi diventerà l'Istituto Volta, ovvero un istituto tecnico a carattere artigianale, l'unico a Trieste in lingua italiana, aggiornato su che faceva parte di una serie di istituti tecnici dell'impero austro-ungarico, aggiornati sugli esiti delle arti decorative di quella che è stata la secessione viennese. Quindi con un'impronta internazionale, un'impronta artigianale al tempo stesso. Trieste, un momento importante a Trieste fu la fondazione del Museo Revoltella nel 1872 e è stato uno dei primi musei su scala europea ad essere stato aperto al pubblico. E questo, gli acquisti delle collezioni venivano incrementati tramite l'acquisizione alla Biennale di Venezia, appunto, che è nata nel 1895, e in particolar modo il Museo Revoltella acquistava, soprattutto per quello che riguarda la scultura, pezzi, italiani. Per esempio entrano a far parte della collezione già dagli anni del 90, del 900, la derelitta di Trentacoste, che inizia a livello italiano, nel panorama della scultura italiana, è uno dei rappresentanti di quella tentativo di superamento di una scultura realista a favore di una forma e di un recupero anche della forma che guardava già al 400. E questo sarà molto importante, ma ancora più importante era la vicinanza di Trieste con Venezia, proprio per la presenza delle biennali. E il 1905 fu per Selva un anno fondamentale, perché nel 1905 a Venezia espone Leonardo Bistolfi,
con una personale, e in seguito a questa personale proprio la croce, uno dei primi monumenti che segnano una fase classica, si può dire, dell'operato di Pistolfi, entra a far parte della collezione. Nel 1905 c'è questa folgorazione. Attilio Serva, l'ultimo anno dell'istituto tecnico, decide di, finiti gli studi, tentare il premio per la borsa Rittmeyer, che era una borsa creata proprio dal museo, per una borsa di studio tipo, diciamo, un Prix de Rome però triestino, per lo studio dei giovani artisti biennale a Roma, ma non riesce a vincerlo, e lui, testardo, dice: bene, ho trovato il mio maestro e vado a Torino. Con grandi sforzi anche economici che vengono raccontati dalla letteratura, lui addirittura nel viaggio verso Torino passa da Milano, si ferma a fare lo scalpellino, il portaborse, dorme alla stazione. La sua via e la sua convinzione lo portano comunque a Torino. A Torino arriva nello studio di Pistolfi, e questo è un medaglione dei primi lavori che lui fa, e realizzato nello studio appunto del maestro torinese. E l'influenza di Pistolfi può essere vista subito per quello che riguarda il panneggio, la figura, i veli, diciamo, intorno, e l'iscrizione che narra, diciamo, in un latino ottocentesco, coloro, si traduce, diciamo, con coloro che sanno scegliere con fede e amore generano la vita dall'arte. E questo era un concetto dell'unione dell'arte, della vita e del rinnovamento che l'arte vi poteva portare, alla base, diciamo, di quegli stimoli che poi fecero sì che intorno a Pistolfi si coagulassero delle personalità, degli artisti, che diedero vita poi nel 1902 alla Esposizione Internazionale di Torino. Intorno allo studio di Pistolfi si raccoglievano molti allievi, numerosissimi, tra i quali per esempio Felice Carena, che poi ritroveremo e Selva ritroverà a Roma. Si riunivano intellettuali del calibro di Giovanni Cena e Enrico Tovez, che furono anche promotori e divulgatori in Italia di esiti della scultura internazionale, quale di Rodin e Constantin Meunier, con cui Pistolfi stesso colloquiava. E proprio all'interno, diciamo, di questo studio, di fermenti culturali, è segnato appunto da una parte l'attenzione a uno sguardo internazionale, dall'altra col rinnovamento artistico dell'Unione delle Arti, dall'altra parte con gli esiti appunto dell'arte internazionale, e dall'altra parte lo stesso Pistolfi si faceva, e questo è il sacrificio, è un gruppo che sta qua a Roma appunto al Vittoriano, sulla parte destra della scalinata, e questo è del 1908-1910. Ed è, e segna anche questo, per esempio nel nudo maschile sulla sinistra o nel nudo femminile poderoso sulla destra, i riferimenti a Michelangelo e a Rodin sono proprio espliciti, segna proprio il passaggio, la conferma in realtà della via classica indicata da Pistolfi. Lo studio il periodo torinese si conclude nel 1909, perché Selva torna a Trieste, ritenta il premio Rittmeyer e questa volta lo vince. Evidentemente l'apprendistato presso lo scultore deve aver inciso molto sulla sua opera, tanto che appunto proprio all'esposizione partecipa anche, infatti, nel 1908, mentre a Torino, alla sua prima esposizione, alla Quadriennale a Torino, e quindi anche questo indica già come lo scultore fosse già dentro quello che poi sarà il suo percorso. A Roma quindi si trasferisce, dicevo, alla fine del 1909, e questo è uno delle
prime cose che fa, un autoritratto, è datato proprio Attilio Selva, Roma 1910, con questo piglio fiero, descrive molto, diciamo, del primo periodo romano di Selva. Si trasferisce nella capitale, anche qui con grandi rinunzie, grandi sbadigli, come viene detto in numerose, insomma, articoli. E a Roma in quel periodo c'era un grandissimo fermento per i preparativi per il cinquantenario del 1911. Preparativi che includevano da una parte un riassetto urbanistico della città, il Vittoriano in costruzione il Palazzo di Giustizia, si sta costruendo tutta la parte, diciamo, di Valle Giulia, Piazza d'Armi, perché Roma ospiterà appunto l'esposizione internazionale del 1911, per cui verrà terminata la Galleria Nazionale d'Arte Moderna. E se pensando alle sue origini triestine, al fatto di Roma come capitale ideale della cultura italiana, latina, l'appartenenza della comunità italiana a questa idea di continuità storica e culturale, si intuisce in una certa maniera anche l'orgoglio, appunto, mostrato, questo atteggiamento un po' fiero e spavaldo. Selva a Roma è in contatto con un gruppo di artisti che fanno parte, fanno capo nei vari circoli, diciamo, culturali della città, al Salotto Signorelli. E Angelo Signorelli e Olga Resnevic Signorelli, la compagna, facevano parte a sua volta del gruppo intorno all'Agro Romano, di quei medici e artisti, poi con Cambellotti, Balle, che proprio nel 1911 allestirono separatamente dall'esposizione ufficiale, diciamo, di Valle Giulia, il padiglione dell'Agro Romano con tutti i manufatti, in un'unione anche qui, nell'ideale socialista dell'unione delle arti, della arte che nella vita promuove un'elevazione, diciamo, dell'uomo, con contatti culturali, derivazione, diciamo, dall'ambito inglese, morrisiano. A Roma iniziano le prime esposizioni. Questa in realtà fu esposta per la prima volta a Napoli nel 1913. È stato poi possibile tramite questa foto del catalogo risalire all'identità della raffigurata, che era Velia, tale Velia Massucci, probabilmente una sorella di un compagno di Selva a Roma. E questa è del 1912-1913. A Roma in quegli anni si stava costituendo il gruppo che poi darà vita alla secessione romana, che inizierà a esporre dall'anno successivo, anzi proprio da quest'anno, in cui lui espone invece a Napoli. E Selva si unisce a un gruppo di artisti che fanno parte, diciamo, delle forze nuove, diciamo, ritenute più giovani, che tentano in qualche modo di creare dei circuiti alternativi di espositivi e di promuovere un colloquio anche più internazionale con le arti. Qui, diciamo, in particolar modo una certa finezza di esecuzione ricorda delle sculture di Victor Rousseau, che fu premiato tra l'altro all'esposizione e esposta all'esposizione internazionale di Roma del 1911. A Roma nel 1911, all'esposizione internazionale, grande scalpore e grande successo fece Ivan Mestrovic, con cui Selva ebbe un rapporto, diciamo, fondante durante tutta la sua carriera, diciamo, fondante come punto di riferimento figurativo. In realtà la querela, diciamo, tra lui e Mestrovic nasceva da, diciamo, le proprie origini triestine, le origini slave dell'altro, una comunanza in un certo senso, diciamo, li accomunava a livello stilistico, però nonostante si trovassero poi nel Salotto Signorelli, Anticoli Corrado, che
ricorrerà e sarà uno dei punti fermi anche di Attilio Selva, tanto che appunto prenderà casa, moglie, dimorerà, ci ricostruirà un'altra casa e verrà pure sepolto lì. Quindi diciamo, il suo cuore si divide tra Roma, Articoli Corrado, con Trieste, la propria città natale, vedremo, avrà degli screzi, diciamo, ma questi tre punti geografici rimangono salienti. Parlavamo appunto delle secessioni e qui potete vedere sulla sinistra e sulla destra in alto due disegni di Antonio Maraini e in basso invece due disegni di Selva, più o meno contemporanei, per indicare come ci fossero delle ricerche parallele. Che poi Maraini sarà uno, diciamo, non solo uno dei protagonisti della cultura del ventennio, ma anche uno dei lettori più attenti di Selva. Si erano conosciuti probabilmente all'interno del cantiere del Vittoriano di Zanelli, e la ricerca sul nudo e sulla composizione, sugli aspetti modulari quasi del nudo sarà una caratteristica che in questo tempo gli accomuna, più espressivo, diciamo, e più vicino a certe tendenze internazionali per quello che riguarda Maraini, per esempio, soprattutto nel nudo in alto a destra, che sembra veramente riprendere e ricalcare dei modi di Schiele, che tra l'altro la grafica di Schiele era esposta alla prima esposizione della Secessione nel 1913, più sintetici in un certo senso formalmente. Con la linea continua in una ricerca sì più non dico astratta ma unitaria con un senso diverso quelli di Selva e la ricerca sul nudo sarà diciamo una delle costanti della sua attività. Queste sono due opere esposte per questa, diciamo, non si sa, comunque ipotizzabili esposte, l'altra sicuramente nel 1914, e mostra proprio questo continuo studio dello scultore sulle possibilità del nudo femminile, un nudo che è indagato da una parte nei suoi aspetti diciamo, più caldi, di porosità della pelle, basti guardare sulla figura, sulla sinistra, tutte le pieghe della carne in questo senso proprio riposato e anche da un punto di vista soprattutto compositivo e questi due aspetti, la costruzione formale, una rigorosa forma in un certo senso da una parte, dall'altra la morbidezza nel seguire gli andamenti della carne saranno proprio tipici suoi, sia nelle opere più sintetiche che in quelle più descrittive. Sempre del 14 sono questi due ritratti, di cui la prima a sinistra è Augusta, che è nella collezione della Galleria d'Arte Moderna, e a destra, scusate, ho invertito, a destra invece Camilla, nella Galleria Nazionale d'Arte Moderna, purtroppo attualmente in deposito, vediamo se magari riusciamo a farla venire fuori. Anche nei ritratti, questa viene notata subito per questa sua caratteristica di impostazione di una forma chiara, solida, da un riferimento alla tradizione classica. Basti pensare, per esempio, che Camilla, questa sulla destra, era stata proprio accostata al vigore di uno scavo di un bronzo romano. E le frequentazioni di Selva nella capitale, tra suggestioni classiche, gli potevano derivare anche da Giglioli. Gigliore a quel tempo era, e quello che sarà poi, diciamo, una delle figure più importanti dell'archeologia italiana, sarà poi, diciamo, la sua scoperta più importante fu l'Apollo di Veio nel 1916. A quel tempo a Roma nel 1911 era aiuto di Lanciani nell'esposizione alle Terme di Diocleziano dell'arte classica. Quindi diciamo, i suggerimenti dell'arte classica non erano semplicemente da un punto di vista formale, ma erano sicuramente nel suo caso molto, molto sentiti.
Con questo entriamo, diciamo, un po' nel vivo della sua opera. Abbiamo a destra Sfinge, esposta a Venezia nel 1914, un marmo, e a sinistra Idolo, esposto alla terza mostra della secessione nel 1915. Che dire, la maturità dello scultore si fa veramente piena in questo senso e viene assolutamente notato sia a Venezia che all'esposizione della secessione, dove ancora Maraini nota come lo scultore sia arrivato a un senso sodo e conclusivo, una forma con una caratteristica architetturale addirittura, dove l'impianto della costruzione ricalca proprio in un inscrivibile quasi sulla sinistra Idolo in un triangolo, a destra anch'essa in qualche maniera in un triangolo, e la caratteristica della sua scultura appartiene anche in queste derivazioni e suggestioni esotiche, in qualche senso una scriba egiziana sulla destra è palese, tanto che il titolo sia Idolo che comunque Sfinge richiama volutamente questo senso, ma con un carattere che cerca di uscire in un certo senso da una stilizzazione meramente formale per ancora andare a indagare il corpo femminile, su cui, diciamo, lui avrà continuerà per tutta la vita a osservare, a studiare, a posizionare le modelle, come in questo caso Ritmi, sempre del 1915, esposta alla secessione del 1915. Questa scultura era dorata, è dorata, tuttora patinata, e al 1915, alla terza secessione, era proprio collocata in una nicchia pensata dall'architetto Piacentini, tutta dorata a sua volta, tanto che questi richiami eccessivamente teutonici, secessionisti, diedero molto in Italia, in un certo senso furono anche piuttosto criticati, perché comunque a quel tempo, 1915, si entrava in guerra e, diciamo, il carattere italiano viene sempre più rimarcato, nonostante, diciamo, certi tipi di suggestioni. Rispetto ai nudi precedenti, diciamo, la composizione viene studiata ulteriormente, quasi prediligendo una linea che ritaglia la figura. Ancora una volta vediamo, come avevamo visto precedentemente in Idolo, le orbite vuote, e questa è una delle caratteristiche, come sarà appunto anche in Primula, delle sue sculture, a cui viene conferito anche con questo espediente un'aura, una spiritualità che sono il mistero e la bellezza, diciamo, delle sue sculture. Ancora una volta, e questa sulla sinistra è Danzatrice, chiamata poi nel 18 La Vittoria, sempre per questo discorso della benaugurante, diciamo. E sulla destra possiamo vedere invece Ivan Mestrovic, il Milos Obilic, esposto sempre a Roma, con, diciamo, quasi ricalcando la... Terza, quella sinistra. Come? È persa? No, è la stessa figura. No, non è persa, è in collezione privata. Collezione. Sì, era un gesso, è un gesso. Sì. Però, appunto, rispetto allo scultore slavo, tutta la mantiene una poderosità, ma al tempo stesso un trattamento così raffinato nelle superfici, nel torso, nella pelle, nella gentilezza e forza al tempo stesso del volto, che si differenzia in realtà molto bene da Mestrovic. E questi sono tempi dove l'artista chiude lo studio anche di Villa Strolfern, dove era insieme a molti altri artisti in una comunità fatta appunto di giovani, amicizie,
incontri alle trattorie, al caffè. E a questo proposito mi porteranno, non so se c'è qualche triestino in sala, credo di no, non credo siano venuti da così lontano. Leggo un piccolo brano di Marino de Zombateli, che del 1932, che era un suo compagno di quegli studenti triestini a cui avevo minimamente accennato all'inizio, e che rievoca appunto nel 1932 lo scultore viene insignito del ruolo d'Accademico d'Italia e gli dedica, diciamo, questo componimento, perdonate la pronuncia. Cara Eccellenza, illustre Attilio, ascolta, ti te ricordi i tempi di una volta? Studenti allegri sì, ma senza un boro, venivamo a seccarte sul lavoro, in bocca il Tuscanasso sfruntignà, che aveva sempre il sigaro in bocca, Attilio Selva, in pirolido e zuff despettivà, ti te che davi drento al cacabussa, gran colpi de zota come il mus. Ti volevi mandarne alla malora, ma poi ti la buttavi rider. Fora, tra i grandi pini della villa Stroll, slusiva il ciel, ne sorrideva il sol. Bei tempi. Poi, senza badare a spese, si andava al ristorante bolognese. Se cioleva in gran pompa la sbicetta da ragno, là, nella terza saletta. Nostro è presente, nostro anche il futuro. E era solo quest'onde batter duro. Se vegni dalla guerra e zo il capel, Tidio, te gamolà steca e scappel, te galassà la casa e la famiglia, qua un vaso vecio e te se ne andrà in trincea. E infatti nel 1915 chiude questa scultura, in un articolo viene proprio detto che stava lavorando alla danzatrice prima di arruolarsi in trincea. Si arruola nel 1915 volontario, pur essendo cittadino austro-ungarico, sotto falso nome, c'è proprio un documento in archivio, e viene adottato dalla famiglia della fidanzata natalina e modella con nome di Carlo Attoppi, e va in trincea insieme ai compagni triestini. Sono anni, ovviamente, come tutti quelli della sua generazione, molto duri, anche se in un certo senso non perde il senso dell'umorismo che sempre lo caratterizzerà. Addirittura nel marzo del 1916, sotto il fuoco, scrive Olga Signorelli, la moglie di Angelo, dicendo: qui si vive in un'attività eccezionale, con rumori di ogni genere, altro che musica futurista. Nessun organo darà mai una gamma così profonda. Io credo che il mio sistema nervoso sia talmente teso che basta un piccolo urto perché si spezzi. È diventato proprio fragile. E questo è un po', diciamo... Torna dalla guerra e le esposizioni a cui partecipa, in particolar modo Torino nel 1919, è proprio, diciamo, il suo definitiva consacrazione. Con la Susanna a sinistra, e qui vediamo in una traduzione in marmo del 1920, questa è la gamma di Torino, e gli esemplari del Museo di Anticoli Corrado di Enigma, sempre del 1919. Prosegue la strada e arriva a uno, diciamo, dei suoi culmini, anche se continuerà e vedremo ancora veramente tante belle cose. Enigma viene poi tradotta in marmo, lo vedremo dopo, e adesso è nel cortile della Gnam qua a Roma, purtroppo versa in condizioni muschiose, ecco, diciamo. E queste due sculture, insieme ad altre, espone un altro nudo, espone altri ritratti. Viene assolutamente il 1919, lo stesso Maraini gli dedica un articolo monografico, il primo in realtà sullo scultore, e dice: Selva, in unità di sbandamenti, resta ferma la concezione della scultura come sviluppo dei temi architettonici insiti nel corpo umano. L'espressione e il significato lo lasciano completamente indifferente, solo la forma lo tenta, e della forma le qualità immanenti di peso, di volume, di saldezza. Compone nel senso di distribuire le masse secondo un ritmo equilibrato, semplice, di ritagliare profili secondo una linea netta, compatta,
modella annullando le tracce della mano della stecca in una porosità diffusa, a piani larghissimi, riflessi, come a ricevere il proiettarsi verso l'esterno del rilievo, l'affiorare sotto la pelle della struttura ossea e muscolare. Pure questa messa a punto di un rigore che non sconfina in alcuna piacevolezza per conciliarsi facili simpatie, cela una foga irruenta. Selva lavora con rapidità, di primo getto, e questa rapidità, il primo getto, diciamo, dei bozzetti che poi avranno in realtà una lunga elaborazione, si possono cogliere assolutamente nei bozzetti esposti in galleria a Galleria Berardi, che, se non avete fatto, consiglio ovviamente immediatamente di andare a vedere. Parlavo di Meštrović e delle derivazioni e delle varie influenze. Basti vedere sulla sinistra la Grande Vedova del 1908, sulla destra Ricordanze, sempre intorno a questo periodo, e facevano parte anch'esse delle numerose sculture pensate per il Tempio del Kosovo, esposte nel padiglione sempre a Roma del 1911. E diciamo, certe riprese ancora una volta si colgono in maniera evidente, e proprio per questo in Enigma, per esempio, soprattutto nella parte del volto, della testa, ora in questa versione in bronzo se ne coglie veramente certe stilizzazioni che gli vengono rimproverate ancora una volta di Meštrović, ma il carattere italiano, come viene notato, ovvero di questa conduzione ferma, salda, con riferimenti a questa muscolosità michelangiolesca, viene rielaborata con questi influssi in parte di Meštrović, in parte secessionisti, ma del tutto rielaborati in maniera del tutto personale, che fanno proprio la sigla, diciamo, di quello del Selva più noto. Ecco. Nel 21 continuano le esposizioni, espone sulla sinistra signora Carena, la moglie di Felice Carena, e sulla destra Claudio, che era il fratello della fidanzata e poi in realtà nel 19 già moglie, Natalina Toppi, modella, insieme alle altre sorelle Augusta, Alberta e poi Manuel, sicuramente Candida. E in questo connubio, diciamo, di familiarità, riferimenti all'antico, attenzione al carattere, in particolar modo nella signora Carena e in Claudio anche dei riferimenti molto forti a livello, diciamo, di scultura del Quattrocento e donatelliano, che continueranno, diciamo, nella sua attività. Sulla sinistra Francesca, la Sebasti, probabilmente anch'essa che aveva un legame con Anticoli, che probabilmente, credo, potrebbe essere la sorella di un pittore, Giuseppe Sebasti, che studiò molto Anticoli, anche se poi la carriera crebbe in Egitto. A destra giovane ragazza Sabina. E in qualche maniera uno svolgimento, diciamo, dell'Augusta che abbiamo visto precedentemente. Secondo, però, soprattutto in queste due sculture, una stilizzazione, una ricerca più sintetica quasi della linea di contorno, nonostante certe caratteristiche come possono essere la capigliatura mossa, al tempo stesso compatta, un labbro sporgente o una torsione del collo, per esempio in giovane ragazza Sabina, altre volte chiamata Nannina, anch'essa probabilmente modella o ragazza di Anticoli. E la prima in terracotta sulla sinistra, la seconda in marmo botticino, e Selva trova, diciamo, in realtà più la sua dimensione, era uno scultore di modellazione. Quindi terracotta, gesso, dove riesce soprattutto la Sebasti, appunto esposta in galleria, in questo con la durata della mostra. Si nota molto ora in foto non è venuta molto, però porosità della pelle, del collo, al tempo stesso questa eleganza nella raffinatezza della forma, che
si vede per esempio ovviamente anche in Giovane ragazza Sabina. E il 21 arriva, e arriva, questa è la traduzione appunto in marmo Botticino, a dimensioni grandi del doppio rispetto a quelle, diciamo, naturali. Probabilmente appunto la modella per questa scultura era ancora Augusta Toppi, con diciamo, e nella traduzione del marmo questi aspetti di poderosità, di e al tempo stesso sintetismo riescono a trovare veramente una forma compiuta, tanto più a contrasto con il basamento lasciato indefinito, con una costruzione ancora una volta che nell'articolazione nella disposizione delle membra riesce a fare un nodo di assoluto equilibrio. Questo è il sogno di maternità, era la moglie natalina, sempre del 1921, anche se viene esposta 2 anni dopo, incinta probabilmente della figlia Lucilla, che nascerà in quell'anno, e accanto a Enigma, come si è visto in marmo, con una conduzione molto più sintetica, molto più definita, qua diciamo invece su certi... in questo momento diciamo Selva stava costruendo appunto la famiglia all'ombra di Anticoli Corrado, in una dimensione più ristretta, più familiare, più intima. Siamo tornati diciamo dalla guerra e concentrandosi sugli affetti riesce a infondere a certe opere che appartengono più appunto alla sua intimità, un respiro, un palpito, come la descrisse Oppo, profondamente umano. Ritmi, ancora un altro ritmi, questa però fatta intorno al 1921, esposta a Venezia insieme a Francesca Sebasti, anche questa potete ammirarla nel suo splendore nella galleria da Gianluca Berardi. Viene salutata da Oietti nel 1922 come la, con la L maiuscola, scultura, viene salutata in quella esposizione in particolar modo, lui dice che il re sta ritornando, cioè l'uomo, l'indagine intorno all'uomo e dopo il periodo diciamo prebellico su degli sconvolgimenti, vari internazionalismi, la scultura ritorna a indagare l'uomo, soprattutto diciamo questo in campo, nell'ambito della scultura, ritorna a essere, secondo il critico, profondamente italiana e trova in questo senso una corrispondenza con la scultura di Selva, che proprio nel 1922 inizia, ci sono tracce della loro corrispondenza. Oietti gli chiede delle foto appunto per riprodurre ritmi, il ritmi addirittura in questo senso viene acquistata dallo Strato Italiano, c'è una notizia che viene proprio indicata pure la cifra in bronzo, questa è in gesso patinato, l'unico documento che traccia l'ultima parte diciamo del tragitto dice che è stata spedita ritmi da Venezia al fonditore, sta in fonderia per la fusione per la galleria. Di questa fusione non ce n'è traccia, in galleria, nella Galleria Nazionale non ci sono documenti né d'archivio e di altro, quindi ancora questo sarà diciamo una sua caratteristica sugli acquisti per quello che riguarda lo Stato, le vendite. Lo scultore sarà molto attento, a differenza magari di altri artisti del tempo che pur di parlare di sé o pur di comparire in una collezione pubblica cercavano in tutti i modi insomma di entrare. Lui, nonostante, questo lo vedremo brevemente anche dopo per un'altra scultura, Eva, esposta alla prima quadriennale, evidentemente ci deve essere stato un qualche problema
per cui diciamo rimane, come molte delle sue sculture, un pezzo unico. Pezzo unico in gesto, di cui vengono fatte, non in questo caso parlo di altre, poche tirature, gesti di cui lui era molto geloso, gesti che conservano tutt'oggi la sua impronta, quella più immediata e quella più autentica. Ecco un altro riferimento, sempre alla scultura del 400. Questo è Antonio Rossellino, busto di Giovanni Chellini, e quello invece sulla sinistra l'ingegner Clerici del 26-27. Ancora riferimento, dicevo, alla scultura del 400, ma un tentativo moderno, diciamo, nel bavero, nella goletta, in queste labbra aperte che parlano ancora, appunto, nonostante i riferimenti alla tradizione, però di uno spirito e di un piglio del tutto moderno. Piglio moderno che si può osservare nel dottor Pastega alla destra, sempre più o meno dello stesso periodo, dove la plastica e la conduzione del modellato, questa in bronzo, si cede anche molto a una descrizione delle pelle, del volto, dei tratti somatici, che sono molto diversi da quelli invece levigati, più energici, dei volti femminili, dei ritratti che avevamo visto. Sulla sinistra il ritratto di Anatole France di Antoine Bourtel del 19, esposto tra l'altro a Venezia nel 1924, quindi sono proprio molto vicini, e penso che appunto il paragone, forse Selva mi starà maledicendo in questo momento, però sia evidente. Intorno agli anni 20 Selva partecipa a iniziative, diciamo applica la sua scultura a un campo monumentale, inizialmente per monumenti funebri, come è questo sulla destra, il monumento di Ioanna, che è qua al Verano, dove se voi vedete appunto nella posa e anche nei capelli, che non so se vi ricordate della vedova, della grande vedova di Maestrovic, ci sono queste stilizzazioni, una ricerca ancora di una composizione inscritta in forme geometriche molto, molto nette, che prevalgono in realtà sulla descrizione della figura. E a sinistra il monumento ai caduti di Quinto in provincia di Treviso, dove sempre l'attenzione è nella composizione volta a della riduzione a una forma in volumi molto semplici, semplificati, scanditi in maniera netta, anche se di impronta ancora vagamente secessionista, con questo diciamo andamento verticale. Era inizialmente un monumento funebre e ricorda infatti un po' l'ara, diciamo, i caduti sono evocati simbolicamente dalla fiamma sull'ara, dove le figure a sinistra della madre, a destra della sposa, vegliano, diciamo, i propri caduti. In travertino il monumento ai caduti, mentre credo in marmo Botticino, per quello che mi è dato di capire, invece il monumento di Ioanna. L'attenzione sempre agli aspetti compositivi e l'applicazione al tempo stesso su una scala diversa da quella pensata per le sculture, pensate per le esposizioni, appartengono anche a un'altra opera che è proprio qui a Roma, la Fontana delle Cariatidi in Piazza dei Quiriti a Rione Prati, di cui viene estratta, diciamo, la figura sulla sinistra, che è una delle cariatidi, e mi piaceva farvi vedere questa, proprio la parte sul retro, che in genere non si vede mai, ma in genere le sculture di Selva nei nudi femminili, per quello che riguarda i dorsi, credo raggiunga veramente altissimi livelli. Sulla stessa linea, questa è il monumento è stato realizzato tra il 24 e il 28, sullo stesso periodo a destra Primula, nella traduzione in marmo, di cui la traduzione in gesso appunto la vediamo in galleria, collezione privata. E, do, che,
pure in un corpo adolescente, l'altro nel corpo più maturo, mostrano proprio l'omogeneità della sua ricerca di questo periodo. Questa è la testa che Selva realizza un particolare per il monumento alla Madre Italiana in Santa Croce. Viene fatto un concorso nazionale intorno al 23-24. Vi partecipano molti scultori, è un momento molto importante in Italia nel dibattito che nasce in realtà dopo la Prima Guerra Mondiale, con l'invasione dei monumenti ai caduti in tutta Italia, in tutti i luoghi, e è un momento molto importante perché gli scultori della sua generazione iniziano a confrontarsi con un genere, quello del monumentale, monumenti ai caduti, che avrà larga diffusione. A questa prova Selva riesce a passare nella gara di primo livello su oltre 50 concorrenti, insieme a Libero Andreotti, Antonio Maraini, che ancora una volta gli accompagno e in questo caso veste di concorrente in questo concorso. Ma il suo gruppo, diciamo alla seconda prova, non viene scelto perché dalla giuria viene detto che niente di sacro è in questo gruppo. Il gruppo doveva andare, come è andato poi quello vincitore di Libero Andreotti, nella Cappella di Sant'Anna in Santa Croce a Firenze. Quindi, e il tema iconografico era quello di una pietà, quindi il caduto trasfigurato nel corpo di Cristo, la Madre Maria, in questo caso Natalina, presta i volti, Natalina Toppi, la moglie, per la Madre di Cristo, e viene rilevato in realtà che nel gruppo di Selva non c'è niente di sacro, per cui questa eccessiva, per ovviamente la commissione, probabilmente anche su indicazione, diciamo, ecclesiastica, ecco, questo non è dato sapere, eccessiva descrizione, eccessivo attaccamento a questa solidità proprio della carne, inficia, ahimè, la vittoria. Però gli viene conferito il secondo premio per riconoscimento proprio delle sue grandi qualità. Addirittura a questo concorso viene stimolato a partecipare da Oietti, e in una lettera proprio Selva si confessa dicendo: ho una pietà in Santa Croce, parteciperò anche se temo il confronto, perché Santa Croce, gloria e deposito delle glorie di memorie nazionali, Donatello, Rossellino, via la tomba di Michelangelo, effettivamente era veramente un momento importante e cruciale. Momento importante e cruciale che lo però traghetta e lo trasporta direttamente come alla soglia delle grandi prove monumentali degli anni 30. Queste sono sulla sinistra i monumenti ai caduti a Trieste, e quello sulla destra è il monumento a Guglielmo Oberdan, il sacrario Oberdan e casa del combattente. Con Trieste Selva, diciamo, inizia a avere dei rapporti discrezio, nel senso che era andato fuori dalla città, i triestini sono molto orgogliosi, ma al tempo stesso lo fanno molto pesare quanto a certi allontanamenti, e questi monumenti iniziano a essere concepiti, per esempio quello dei caduti sulla sinistra intorno al 25, quello a destra Oberdan nel 27, poi farà anche altri due lavori, li vedremo poco dopo, e viene chiamato direttamente in realtà Oberdan proprio dal Comitato per il Monumento Triestino e dal Comune di Trieste proprio per il monumento ai caduti. E avviene, diciamo, in questo senso la riconciliazione con Trieste, riconciliazione che era stata inavvertitamente da parte dello scultore motivo di screzio, perché nel 1920 Salvatore Sibilia, un critico d'arte che poi si trasferisce a Trieste e scriverà sul Piccolo localmente, decide di stampare e dar vita un'antologia di pittori e scultori triestini. Della sua
Al momento lui, dopo aver riscosso il successo con Ritmi, Enigma, era diciamo, uno dei, se non il più importante. Tuttavia, in questa antologia lui non compare. E io mi sono chiesta il perché, in effetti. Sfogliando dalle pagine dell'introduzione, nella presentazione, lo stesso Sibilia, giocando un tiro mancino allo scultore, ce ne spiega il perché, pubblicando la lettera che lo scultore scrive in risposta alla sua richiesta, diciamo, di fornirgli notizie biografiche per questa antologia. E lo scultore, nel giugno del 1920, risponde così: cosa posso dirle? Io non posso dire di me le balle che potrebbe dire l'amico Priester. Io posso darle solo le generalità. Attilio Selva, nato a Trieste, così per caso, da Giovanni e Virginia Spadoni, brave e buona gente che mi aiutarono quanto poterono nei primi passi. Ecco tutto. La mia via Crucis non è ancora finita e da Trieste non ebbi nulla. Non posso avere riconoscenza per la mia città. Dopo pochi anni invece si troverà, per fortuna, insomma, a lavorarci. Dunque la prego di non comprendermi con i soprandetti. Non ho niente in comune, solo la nascita, così per caso. Ma è proprio convinto che possa interessare la mia storia? In tempi come questi, un orcino interessa più da vicino. La sua mortadella almeno farà venire l'acquolina in bocca che tiene l'appetito trascurato. La saluto caramente. E qui, diciamo, si toglie dall'impaccio, anche se in realtà con questi suoi tipici modi molto schietti, diretti e molto respingenti in un certo senso, ma che gli appartenevano intimamente, e diciamo questa ironia non viene colta e viene pubblicata questa lettera, e fu tutto poi motivo di screzio. Due monumenti che andarono, questi di Trieste, che andarono diciamo un po' per le lunghe, furono inaugurati a Oberdan a destra nel 34 e l'altro nel 35. E sempre per Trieste, sulla destra, uno dei fili porta bandiera in Piazza dell'Unità, proprio di fronte al Molo d'Ace. Sulla sinistra, un monumento che adesso non esiste più, perché fu bombardato e poi i bronzi fusi, a Capodistria, un monumento a Nazario Sauro. È progettato insieme all'architetto Del Debbio, la forma abbastanza singolare era quella alla base di un sommergibile, proprio per narrare, diciamo, rievocare la storia di Nazario Sauro, e la torretta su cui spiccava questa figura della Vittoria, inizialmente dell'Istria alata, per cui diciamo abbiamo foto, testimonianze, sappiamo che esiste da qualche parte nel mondo una versione in bronzo, chissà se magari riuscirà a tornare fuori. Questa è la Eva che, o la fecondità, che espone nel 1931 alla prima quadriennale. Adesso la versione in marmo del 38, che fu fatta per un banco, una filiale triestina del Banco di Napoli, a Palazzo Zavallo Stegliano a Napoli, nelle Gallerie d'Italia. E su questa scultura, che Oietti ancora, nonostante a distanza di anni, non si pronuncerà sulle sue opere monumentali che andavano, diciamo, un po' fuori dal gusto del critico, la saluterà ancora come una delle più belle statue di quell'esposizione. Ancora una volta mi piace farvi vedere il dorso della, con una plastica, diciamo, più matura, ancora un po' anche più cadente, vogliamo, rispetto alla gioventù delle sculture precedenti. Per questa scultura, che inizialmente doveva essere stata comprato, era stata proposta per gli acquisti alla Galleria, ancora una volta, Nazionale d'Arte Moderna, c'è diciamo in archivio una lettera di Oppo, che faceva parte ovviamente della commissione per i premi, in cui presidente era Mussolini, dove si lamenta di molto del fatto che appunto Selva si ritira dall'acquisto, nel senso che lo scultore si era infervorato, diciamo, per un premio che era stato dato a Dazzi per una sola, che aveva esposto una sola scultura alla quadriennale, la Bibba in piedi, mentre il suo acquisto, secondo appunto il suo, andava
a suo discapito anche a livello economico, e quindi si ritira, diciamo, dall'acquisto. Oppo lo scongiura in tutti i modi di non farlo, e gli dice: caro Selva, mi spiace assai il tuo malcontento. Primo, i premi sono ancora da dare e le notizie sono fantastiche. Quanto alle faccende pratiche che tu avanzi, permetti di non crederci troppo. Da un calcolo approssimativo, un certo guadagno, non quale tu meriteresti per il tuo grande valore di artista, pure ti viene. La ricchezza mobile non c'entra, perché si paga complessivamente, non opera per opera. Poi, permettimi di dirti che avevi già accettato il prezzo e Muñoz ce l'aveva detto. La commissione dovrebbe tornare a riunirsi, perché un terzo quasi della somma messa a disposizione verrebbe a trovarsi scoperto. Ti pare che io possa fare questa figura con Mussolini? Ti sarò gratissimo se non farai un inutile atto d'orgoglio e ci aiuterai. Vedi, caro Selva, di guardare le cose da un punto di vista umano e credere alla mia amicizia. Tu avrai certo riconoscimenti più altri, dove l'altro è stato escluso. Questa lettera è probabilmente non datata, ma del marzo del 1931. Dopo un anno, Selva verrà, quasi profeticamente, insignito appunto come accademico d'Italia. E nonostante in realtà tutte le grandi celebrazioni, cariche, l'importanza che lo scultore avrà nelle varie opere che sotto il regime andranno costruendosi, e quindi collaborando con i più importanti architetti più rappresentativi, quali Del Debbio e Piacentini, in realtà, diciamo, la parte monumentale, tutta questa visibilità che lui ebbe, gli impegni che lo tennero molto, impegni che si badi bene, andavano di parallelo insieme a tutti quei monumenti che vi ho fatto vedere, sono realizzati intorno a 10 anni, quindi ebbe non poche difficoltà, diciamo, a portarli avanti. E questo è un pugilatore, sempre appunto allo Stadio dei Marmi di Del Debbio, e le sue furono le prime 4 sculture del 28-30 realizzate per lo stadio, e dovevano fungere in qualche maniera da modello normativo per le altre. E furono realizzate dall'Istituto del Marmo di Carrara, dove nei vari laboratori furono importati tutto il materiale proprio per lo stadio dei Marmi. Con questa è la Madonna della Pace, una della versione qui è della Madonna della Pace e del Giglio, perché è nella chiesa di Santa Vittoria Anticoli Corrado. È del Giglio perché vicino, se non sbaglio, c'è un santuario della Madonna del Giglio, o no, c'era? No, questa è la chiesa di San Pietro. L'hanno spostato, sì, San Pietro. Ok. Attuale collocazione, bene. Della festa di patronale di Ok. E dopo appunto la grande stagione monumentale, Stadio dei Marmi, Palazzo di Giustizia di Marcello Piacentini, Mausoleo Codorna sempre di Marcello Piacentini, nel dopoguerra Selva si rifugia in un certo senso a Anticoli Corrado, e come molti diciamo della sua generazione, scultori soprattutto, lavora per le grandi imprese della chiesa, i grandi cantieri romani, Sant'Eugenio, San Giovanni Bosco, Santi Pietro e Paolo Alleur, con cui collaborerà appunto insieme a Sergio, al figlio, e si dedica prevalentemente in parte all'arte sacra, di cui questa è, diciamo, una sua invenzione, che troverà anche un discreto successo, una copia dell'abbazia di Monte Cassino, dove farà sempre negli anni 50 un gruppo di San Benedetto. E si dedicherà anche ai ritratti che ancora una volta a destra abbiamo Chierichetto, a sinistra ho voluto mettere accanto, no, attribuito alla bottega di Desiderio da Settignano a San Lorenzo, nella sacrestia vecchia di San Lorenzo, dove la ricalca quasi la veste da un punto di vista letterale, anche se la sua maturità ormai di artista, perché Chierichetto è intorno al, diciamo, 42, e era un anticolano anche lui. Ignazio, credo, non so se sia ancora vivente,
E quindi crea, comunque rimane questa continuità nella sua ricerca, perché il ritratto, e in particolar modo, ecco, in particolar modo Donatello, era, diciamo, il suo punto di riferimento. Perché sappiamo questo? Sappiamo perché lui, in un'intervista del 1967, lui morirà nel 70, lo dice proprio esplicitamente all'intervistatore, perché gli viene, in qualche maniera, continuando diciamo sempre la sua attività, sia anche per quello che riguarda le opere pensate per la Chiesa, mentre altri della suoi coetanei cercano di ammodernare, diciamo, in qualche maniera il proprio linguaggio su stilizzazioni, su certe contrazioni della forma, lui rimane pienamente sempre uguale a se stesso. E dice infatti questo stesso articolo, si intitola Attilio Selva un superstite, proprio per indicare un po' l'isolamento in cui lo scultore, non certo isolamento lavorativo, perché ha lavorato fino all'ultimo giorno della sua vita, mi dicevano appunto in famiglia che è morto proprio con le dita ancora sporche di gesso, e ha fatto, aiutato anche dai figli, ha lavorato tantissimo, ha lavorato sia qui in Italia, appunto a Roma, nei vari cantieri, ma anche nell'America Latina, per la cattedrale di Pittsburgh, in opere monumentali che richiedevano veramente un impegno incredibile, se pensiamo anche all'età dello scultore. E in questa dichiarazione, e questa è l'ultima, è il ritratto di Elvira, che è santicolana, probabilmente ho trovato un documento intorno agli anni 40, era un registro, una specie di registro delle paghe, quindi veniva, probabilmente era una ragazza che aiutava in casa. Questa viene esposta nel 58-59, e pur essendo della seconda metà degli anni 50, c'è un continuo, una ricerca assolutamente nel carattere, nella forma, nell'essenzialità, in una modernità e al tempo stesso un rifacimento e un collegamento con la tradizione unico nel suo caso. E quindi concludo l'intervento con questa, con le sue parole, dove lui, intervistato, dice: lo so, dicono che ormai ho perduto il treno, che sono tanto vecchio, che sono finito. Dicono anche che quella fatta col marmo e col gesso non è più scultura, è niente, siamo nel 67. Ma non importa, e la moda è fatta per gli altri. Ho 78 anni, è vero, ma quello che conta è poter lavorare, continuare a avere delle idee, amare ancora l'arte e l'uomo. Il resto non vale, il resto è rumore. Cioè, è vero, il ritratto mi ha sempre interessato di più, si tratta di una tendenza naturale. È che voglio trovare l'espressione più vera, quella che rivela l'anima dell'uomo. Questa ricerca è affascinante. E dice: qual è a suo giudizio la scultura più bella del mondo? Quella di Donatello, è quella che amo di più. E poi un intervento fulmineo sull'arte contemporanea. Che cosa pensa della crisi attuale della scultura? È una crisi reale, profonda. Quella di oggi purtroppo è soltanto artigianato, è un hobby qualsiasi. L'arte è un'altra cosa. Io credo nella forma e nella composizione. Se si escludono non è possibile fare scultura. Con i bulloni, i ferri, le viti non si fa che roba senza senso, che tradisce la malafede. Per uscire fuori dalla crisi bisogna studiare, cercare, lavorare tutto il tempo. E Moore? Picasso? L'inglese ha una forte personalità. Picasso scultore non mi interessa. Ha fatto dei piatti che sono inservibili, puramente decorativi. E che pensa della sua capra? Dice l'intervistatore. Tutti abbiamo fatto delle capre. E questa era proprio la... Grazie.
Sì, non ho avuto tempo di... Sì, ho lasciato molte cose. Sì. Le cose non, stavano, non fu bombardato, ma fu, era un momento dell'italianità dell'Istria, e Nazario Sauro fu fatto saltare da partigiani. Ci ho detto invece la domanda è, cosa credi, se ci sono delle raffigurazioni della deposizione, lei ci ha fatto vedere un particolare... Sì, 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 ci sono, volendo le cerco e gliele faccio vedere, ce l'ho sul computer di là. Anche se era poi su seconda. Sì, 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 anzi, questa la può trovare se vuole, se lo vuole andare a vedere di persona. A Milano è conservata a Villa Clerici nel Museo d'Arte Sacra, nella Galleria d'Arte Sacra dei Contemporanei, proprio la pietà della seconda. Pietà, perché la prima non sappiamo dov'è, che fu fusa tra l'altro in bronzo per la cattedrale di Tripoli, e anche lì con tutti i movimenti attuali non si sa che cosa possa averne fatto, esatto. Comunque sì, fu pubblicata, tra l'altro il gesso fu esposto anche nel 25 alla seconda biennale romana, alla terza biennale romana, e la faccio vedere volentieri. No, non ancora? No. Allora faccio una domanda a Lisa. No, una cosa che mi è piaciuta seguendo questo, tutte le ricerche della mostra, eccetera, eccetera, velocissimamente che ho cominciato, è che comunque è emerso il fatto che Selva, conosciamo dei marmi straordinari che girano nelle collezioni private, neanche insomma nei musei pubblici, però abbiamo capito che in realtà quella non è la sua vera natura, no? Sì, la sua natura, come infatti dice anche in questo articolo, però non ho, mi sono dimenticato di diciamo, trascrivere due righe, appunto, dove dice proprio del bozzetto e della prima idea della felicità proprio inventiva che lui trovava nei bozzetti. E di cui queste, tutte queste piccole figure, figure con le madri, soprattutto un tema della maternità, lui era molto legato. Si vede anche in quella Madonna appunto che ho fatto vedere, un bozzetto proprio della Madonna con bambini e San Giovannino, è proprio in galleria. E sulla felicità dei bozzetti e sull'impronta appunto dei gesti che conservano il suo prima... la prima idea, ci sono molte cose, sono deliziose. No, ma anche proprio quelle, proprio, a parte queste, tipo quelle strutture grandi e finite, sì. Cioè quelle di Primula, no? In questa occasione è uscito fuori il gesto che non era conosciuto, non era noto. Rispetto, cioè alla fine guardare il confronto con il marmo, cioè, si rende conto che il marmo tante cose le perde. Sì, perché lei dica tutte quelle... Utilizza Scarpellini o quella sui marmi? Sì, allora... Se utilizzava Scarpellini è chiaro che lo Scarpellino traduce un bozzetto. E infatti è proprio quello che è emerso, capito? Forse ce lo può dire... Vedi, tra l'altro c'era... c'era questo I libri di conti di Giovanni Ardini, che tra l'altro era lo stesso finitore in marmo di Maestrovic. O sbozzatore, non ho indagato. Ma poi lei l'ha detto prima che lo stato di marmi si per è esempio, rivolto sì, a una... Sì, vabbè, quelli erano monumentali, erano vari 3 metri. Però comunque, vabbè, però c'è... Secondo me il marmo non era proprio cosa sua, capito? Cioè lui era proprio uno che magari il marmo non c'è... Sì, lui nella... c'è un mestiere incredibile su quelle sì, cose. Sì, quindi sicuramente... Cioè, non è uno cioè, deve aver fatto c'è almeno un... 50 per... Sì, per no, no, non si sa quanti in realtà... Infatti anche Maraini diceva sì, sono il suo studio è pieno appunto di immagini. Idee. No, 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 parlavo di. No, dicevo Primula in marmo, sì. Cioè dimostra un mestiere mostruoso, per cui non può essere una cosa, cioè o sei uno scultore in marmo di grande esperienza. Ah, dice perché si era affidato a quelle finezze, esatto. Quindi è probabile che sia effettivamente una opera di Scarpellini professionisti. Non a caso, da quello che dalle ricerche che abbiamo fatto è emerso che il figlio Sergio si batté nel momento in cui si dovevano dividere l'eredità del padre, le sculture che erano rimaste dello studio, si era battuto proprio per il gesso, cosa che oggi diciamo come, c'è il marmo e il gesso e tu riprendi il gesso, però lui diceva, lì c'è la mano di mio padre, quello l'ha fatto mio padre, il marmo è la protezione. Ed è una cosa che fu un aspetto che non era emerso prima, invece secondo me è importante.